portare uno scontrino di un euro. Vergognoso è! A cioccolare la carta che c'è bella si vediamo, anni 14 e 17, a 4,80, rimborsare dal comune quando non ci sono i soldi per la mensa e poi non hai i soldi per pagare il cerovotipo. Abbiamo dovuto mettere 10 euro a testa per pagare il cerovotipo e poi andiamo e si sparavano 400 euro per andarsi dall'amico Dario Fo. È lo sfruttamento delle casse del comune di Messina per uso personale. Cosa ha ricavato Messina da questo compleanno? E allora, il signor sindaco, mentre noi eravamo il 24 marzo, prendetevi le cose, per ricordare, eravamo assediati dal bilancio preventivo che dovevamo approvare a tutti i costi, si prende un bel aereo, andata e ritorno in due giorni, e spende 364 euro. Poi la mattina alle 9 si prende il cappuccino e si fa rimborsare un euro, poi si piglia una bella bufalotta in villa 14,80 euro, se ne va in albergo e spende 54 euro che per uno singolo non è molto, considerato che io con la mia famiglia per 4 e per 7 ho pagato 96 euro, in altri alberghi 80-90 euro, per uno è un prezzo normale. Poi si prende un bel caffè alle 14,24 e si conserva sconcino. Un euro, una cioccolata calda e spende 4,80 euro e poi un altro caffè. Preparo una denuncia dettagliata alla procura della Corte dei Conti, affinché la Corte dei Conti veda se, se c'è fine istituzionale, il sindaco poteva andare, nessuno gli veda di andare, prende 7.720 euro al mese, pagasse un viaggio di 400 euro, non glielo stava niente.